Carissimi, sono davvero felice di essere qui con voi oggi per vivere questo vostro incontro di rivisitazione, di riscoperta della vostra vocazione. E ho pensato di dare a questi due momenti che vivremo insieme una prima parte e una seconda parte, il titolo Dalla crisi d'identità alla fonte della vita. E ci potremmo chiedere perché questa scelta? Perché leggendo il materiale che mi è stato passato, mi sono chiesto com'è possibile che dopo 40 anni, in qualsiasi spazio e ambito della comunità, della Chiesa, del mondo, continuiamo a sentirci gente in crisi e ci domandiamo, da quando sono entrato in comunità, la questione dell'identità è continua. Chi siamo? Qual è il nostro ruolo? Cosa ci è chiesto? E come contemplativi anche quali sono le forme del nostro pregare. E quindi potremmo dire che è un tempo di crisi di identità o forse di una ricerca di un'identità che apparentemente stenta a farsi trovare. E allora mi sono chiesto, ho chiesto a qualche autore di aiutarci a comprendere che cosa significa vivere un momento di crisi, di identità, di crisi. E questo autore, Christian Bobin, è un contemporaneo francese, mi ha dato una prima chiave di lettura. Vorrei leggervi questo brano che secondo me è straordinario e fa parte di una miscellanea. Lui scrive dei testi tra il poetico e il narrativo, e in questo che si chiama Mozart e la neve, che è stupendo e che vi invito a leggere qualora, perché oggi ci farà un po' compagnia. A un certo punto scrive così: quello che chiamiamo me è un costume di Arlecchino fatto di storie rabberciate, di stoffe consunte. È un vestito povero e mal cucito. A volte si strappa e scivola nella follia, e quando regge è sempre per miracolo. E di colpo ci ritroviamo fatti di una sola stoffa, per la grazia di una voce che ci chiama con amore. Dire un nome con amore chiama al mondo la sua unicità. Io credo che non ci sia definizione più stupenda di questo. Di questa identità in crisi, che è come questo costume di Arlecchino fatto di tanti frammenti, di tante cose che a volte ci troviamo addosso come chiesa, come comunità, come umanità, come fraternità contemplativa, e che a volte ci fa scivolare nella follia, cioè di dire cosa siamo, non ci capiamo granché. E poi in questo tempo di crisi generalizzata, di vocazioni, eccetera, ancora di più si avverte questa fatica e poi a un certo punto e di colpo ci ritroviamo fatti di una sola stoffa per la grazia, bellissimo, per la grazia di una voce che ci chiama con amore. E allora, in questo tempo difficile, in questo tempo di crisi, l'unica certezza, quello che ci ridà, ciò che ci ridà il vestito unico che ci richiama all'unicità e alla unificazione è un qualcuno che ci chiama per nome, un qualcuno di cui noi sappiamo bene il nome. Dicono che uno dei magisteri di Papa Francesco sia il magistero dei gesti. In questi giorni in Canada ci sta stupendo ancora una volta il gesto del bacio delle mani, vestito, vedete, un papa che si veste così, e che ci ricorda che nonostante, o meglio, in questo tempo di crisi generalizzate della Chiesa, Papa Francesco ritiene, poi lo vedremo dopo, che questo tempo di crisi sia una grande opportunità perché ci dà la possibilità di passare da un'identità forte che si chiude, e non so se conoscete quello che viene chiamato il progetto benedetto,
ossia quella idea di un teologo americano che ha scritto Opzione Benedetto, il libro, mi pare sia edito dalla San Paolo, è uscito nella fine degli anni no 2000, insomma, una cosa del genere, 2014, una cosa del genere, e lui in fondo dice: davanti alla crisi della società e davanti alla crisi della Chiesa, la soluzione è chiudersi in cittadelle murate e proteggerci. Ecco, Papa Francesco invece fa il contrario, usa la crisi per diventare un'identità che si costruisce nell'incontro. E qui credo che la Gaudium et Spes, l'inizio della Gaudium et Spes, le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri e soprattutto di coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, ci sia di grande aiuto. Una Chiesa che si inquieta per il dolore altrui e che vive la crisi senza scansarla o senza difendersi come l'opzione Benedetto, questa proposta del tradizionalismo in fondo vuole offrire. Qual è l'idea soggiacente? L'idea soggiacente è questa: non si può aiutare un mondo in crisi se noi non passiamo la crisi. È la storia del guaritore ferito, non possiamo aiutare se noi siamo sempre tutti a posto. E il Concilio, per la prima volta, il Concilio Vaticano II, per la prima volta dopo 2000 anni, è il primo concilio che dice alla Chiesa non di tirare fuori gente che non andava bene, ma di mettersi in discussione, perché se c'era qualcosa del Vangelo che non era accolto, era forse anche perché la Chiesa non sapeva entrare in questa comunione, questa mistica della fraternità missionaria, in questa mistica dell'incontro, la famosa carovana solidale di Papa Francesco e dell'Evangelii Gaudium. E quindi vorrei, a partire da un testo, dopo tutto questo ve lo passo, tutto il materiale è a disposizione. Ma un testo di un vescovo amico, Erio Castellucci, ha scritto ultimamente un testo intitolato Benedetta crisi, il contagio della fede nella Chiesa che verrà. E a un certo punto è un testo che vi invito a leggere, molto simpatico come tutti i forlivesi, molto, come dire, di grande profezia e anche di grande sapienza. E a un certo punto inquadra la situazione ecclesiale di crisi dentro le cinque grandi crisi mondiali attuali. E non solo la guerra, che è quella riportata nell'immagine, che possiamo dire è il segno che l'andrà tutto bene, che alle volte si sventolava durante la crisi della pandemia, era come alcune volte avevo avuto anche la forza di dire, mi sembrava un po' ridicolo perché non andava proprio tutto bene, non sarebbe andato tutto bene. E, ecco, invece, questa crisi e questa guerra, che è un frutto di questa crisi, si inquadra in un momento di crisi generalizzata, cominciata nel 2001, scusate, con la crisi terroristica. L'attacco alle Torri Gemelle, io e Valerio eravamo a Pordenone, era l'ultimo giorno della nostra presenza a Pordenone, quindi noi piangevamo per i saluti, gli abbracci, non capivamo di quello che stava succedendo. Mi ricordo la messa della sera, noi a condividere che saremmo partiti e c'era l'umanità inchiodata alla televisione per dire: Oddio, qua il mondo è cambiato, perché da quel momento in poi abbiamo avuto paura di tutto. Abbiamo avuto paura delle persone che c'erano vicine, avevamo paura a prendere l'aereo, avevamo paura degli attacchi terroristici, cioè l'altro ci faceva paura. Da Osama Bin Laden siamo passati alla paura dell'Islam, la paura del nemico e la morte di quel povero
immigrato dell'altro giorno in Italia è un segno che si comprende dentro quella paura che si è scatenata davanti a quella crisi. L'altro può essere un terrorista. Il migrante può essere un terrorista. Poi nel 2008 la crisi economica, ci ricordiamo Standard & Poor's, le varie banche mondiali, le varie banche americane avevano fatto prestiti e lanciato questioni, come dire, pacchetti fiscali molto a rischio. A un certo punto la finanza è saltata e quindi abbiamo avuto paura di una povertà diffusa. E anche una povertà e una crisi che continuano perché i prezzi, l'inflazione sono cresciuti, il potere d'acquisto è diminuito e la crisi mondiale, anche dal punto di vista economico, si è fatta ancora più sentire. Poi la crisi migratoria 2011, la datiamo con il 20 ottobre 2011, con l'uccisione di Gheddafi, le varie primavere arabe. La paura dello straniero che entra in massa nei nostri paesi, la paura di perdere il presepe, la Lega che alza le bandiere, dice fuori gli stranieri, la paura del metticciato, la paura di sporcare la nostra cultura con le culture degli altri, poveri noi. 20.000 morti in mare, il dramma di tanti uomini, donne e bambini. Che in questi anni, tra l'altro, abbiamo avuto anche la gioia e l'onore di accogliere nelle nostre case. 2015, la crisi ecologica, esce la Laudato Si', e nel settembre del 2015 l'Agenda 2030 dell'ONU e la prima, cioè il mondo già lo stava dicendo da tempo, ma la prima volta che nella Chiesa Cattolica si sente dire con coraggio di dover tutelare la natura e di doverla custodire. Dopo poi, nella seconda parte, vi faccio una proposta anche di ascolto e di visione di un documentario che mi è parso interessante. Ultima crisi, la crisi del Covid, dove non solo abbiamo per la prima volta partecipato e vissuto direttamente a una pandemia, ma ci siamo accorti della fragilità della natura umana, siamo entrati in contatto con la morte, la malattia, ci siamo resi conto che i fondi della salute pubblica non erano poi tutti quelli che pensavamo. Le chiese vuote, le chiese aperte, gli uomini di serie A del nord e gli uomini di serie B senza vaccini. Anche solo qui in San Paolo la distribuzione iniziale dei vaccini è stata a dir poco, come dire, razzista. Le periferie sono state servite dopo, prima il centro e insomma i centri più ricchi. Ecco, dentro tutto questo. Dentro tutto questo, Papa Francesco, nel consueto incontro con la curia per gli auguri natalizi, a un certo punto conclude così il suo discorso dopo aver parlato di crisi 46 volte in mezz'ora. Vi invito, dopo nel materiale c'è il link al discorso e anche al video. E conclude così: auguri a tutti, a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, ai vostri amici e grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie tante. Per favore, pregate sempre per me perché io abbia il coraggio di rimanere in crisi. Buon Natale. Allora, tutti noi scappiamo dalla crisi, quando c'è la crisi è qualcosa di pericoloso perché appunto pensiamo che sia un demone che ci crea problemi, che ci porterà chissà dove. Papa Francesco invece ha il coraggio di, come dire, di pregare perché in fondo sappiamo rimanere in crisi. Allora ho scritto un messaggino ad Onerio, che è l'autore di questo libro, e gli ho detto grazie Don Erio, anche dal Brasile, ti ho letto, bellissimo, complimenti per questo libro. E gli ho detto, e lui mi ha risposto: grazie, resta pure in crisi.
Amen. Per dire, no, è la crisi, anche la crisi di identità, chi siamo, cosa dobbiamo fare, qual è il nostro posto, il famoso abito di Arlecchino, è una cosa che vorremmo scappare, vorremmo fuggire, ma invece Papa Francesco ci chiede di restarci. Perché? Perché crisi è una parola che ha una radice etimologica del verbo crino, che è la crisi, che è il setacciamento che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura. Cioè, è quell'operazione che pulisce il chicco e, per capirci, dall'abito confuso di Arlecchino a un certo punto forma l'unico abito nudo e povero, ma vero, di quello che siamo. E quindi in questa logica nella quale in fondo ci muoviamo, in qualche modo siamo invitati a riconoscere che la crisi è quell'azione che mi porta alla vera autenticità. E qui un altro autore saranno appunto Christian Bobin e Thomas Merton che ci faranno compagnia oggi. E, un altro autore che ci aiuta a ritrovare come in fondo possiamo abitare la crisi se quando siamo ancorati a una sorgente. E lo leggo. Signore mio Dio, non ho alcuna idea di dove sto andando. Attenzione, è il grande contemplativo, uno dei grandi uomini di contemplazione del XX secolo. Eppure lui dice: Signore mio Dio, non ho alcuna idea di dove sto andando. Non sta dicendo: sì, Signore, la tua parola mi guida e quindi andiamo là. Chi grida tanto? Chi dice di continuo, Dio mi ha detto, Dio mi qua, Dio mi là? Il contemplativo autentico è l'uomo delle possibilità, è l'uomo e la donna delle possibilità. Signore mio Dio, non ho alcuna idea di dove sto andando, non vedo la strada che mi è innanzi, non posso sapere con certezza dove andrò a finire. Guardate, non dice io verrò da te nel tuo regno, no, 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 dice non posso sapere con certezza dove andrò a finire e non conosco neppure davvero me stesso. E il fatto che pensi di seguire la tua volontà non significa che la stia davvero facendo. Ah, noi vogliamo fare la sua volontà, siamo sicuri? No. È un cammino di, come dire, è davvero questo vestito di Arlecchino che abbiamo sempre stampato addosso. Sono convinto, continua, che il desiderio di compiacerti in realtà ti compiace e spero di averlo in tutte le cose, spero di non far mai nulla senza un tale desiderio. E so che se agirò così, la mia volontà mi condurrà per la giusta via. Attenzione, anche qui la fiducia nel Dio che guida e che in qualche modo usa anche la mia volontà. Ah, io faccio tutto quello che il Signore mi chiede, vediamo cosa succede, ma la tua volontà dov'è? Quali sono i tuoi desideri? Guardate che è interessantissimo questa percezione che non so dove vado, ma la mia volontà mi illumina passo passo, no? Il famoso salmo, lampada per i miei passi, la tua parola, lampada per un passo, per un passo. E poi continua e dice: per quanto mi possa sembrare di essere perduto e avvolto nell'ombra della morte, non avrò paura perché tu sei sempre con me e non mi lascerai mai solo di fronte ai pericoli. Ecco, mi è parsa bella e in grande sintesi con le affermazioni di Christian Bobin, perché mi pare che dicano questa incertezza dentro una voce che con il sussurro, direbbe il profeta Geremia, ci accompagna. E la Bibbia pare così, e noi alle volte la usiamo più per dire il libro dei grandi successi e delle persone riuscite,
di fatto la Bibbia è la storia di gente in continua crisi. Sono storie fragili che ci salvano. E proprio in quel discorso famoso di Natale del 2020, che poi appunto ritrovate nelle note, Papa Francesco richiama alcune storie. La storia di Abramo. Abramo e la crisi della fede. Abramo è un uomo al quale Dio ha continuamente promesso cose che accadranno dopo, e quando arriva al compimento gli è chiesto di sacrificare il frutto di quel compimento. E in fondo Abramo non è mai stato in pace davanti alla crisi della fede. E in fondo la grande domanda è: ma Dio, tu sei un padre ante litteram, perché quella volta non è che si poteva già affermare che Dio era padre, ma ci capiamo. Dio è davvero colui che mi accompagna? Ma siamo proprio certi? Perché poi sappiamo che Abramo, davanti alla sua fatica, ha usato anche l'opzione B, cioè con Agar, insomma, ha cercato anche di fare un po' di testa sua, cioè di testa sua, ha provato a arrangiarsi, fedele alla promessa, Sara ti darà tuo figlio, se non arriva da Sara, arriverà dalla sua schiava, e quindi vabbè. E quindi queste promesse che si realizzano dopo anni, 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 esci, conta le stelle, sto figlio non arrivava. Abramo e la crisi della fede. Mosè e la crisi del sé, cioè questi titoli ho messi io, i nomi sono del Papa, ho provato a semplificare. Mi pare che la storia di Mosè è la storia dell'uomo che entra in crisi per dire: ma sei sicuro che io ce la faccio? Guarda che io sono balbuziente, io non ce la farò mai. Cioè, guarda che cercane un altro, io non ce la faccio. E in questa crisi continua che non è mai guarita, di questo leader di popolo che in un mondo come il nostro sarebbe assolutamente emarginato, perché non so se avete visto, e vi invito a vederlo, il film Il figlio del re, che è la storia vera del padre, se non sbaglio, della regina Elisabetta d'Inghilterra. Un uomo che si trova a diventare re in un momento drammatico della storia dell'Inghilterra e d'Europa, siamo alle soglie della crisi, siamo negli anni 30-50, quindi con Hitler che stava invadendo tutta Europa, l'Inghilterra che ha un primo ministro incapace, poi viene eletto Churchill, ecco, questo poveraccio che era balbuziente e che aveva una paura di parlare e che doveva affrontare le prime comunicazioni via radio con il padre che gli diceva: ah, parla alla radio come faccio io, entrerai nelle case di tutti, e lui bah, 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 e si fa aiutare da un grande dottore che poi diventerà il suo grande amico. È molto interessante, e in fondo lui dice: io non ce la faccio. E pensate, è una storia drammatica questa di quest'uomo, perché lui pensa proprio di non essere capace, di non essere la persona giusta a fare il re. E immaginate cosa vuol dire essere leader di un popolo sapendo di non essere la persona giusta. E Mosè ha attraversato questa crisi lungo tutta la sua storia. Poi Elia, un altro uomo in crisi. Elia ha vissuto la crisi del senso della sua missione. Ma cosa ha senso? Cioè, ho appena ucciso tutti quegli idoli di Baal, e a un certo punto dice: Signore, fammi morire, perché qui non ha senso niente quello che faccio. Guarda, non levo un ragno da un buco, quello che faccio non va. Comunque ho ucciso i sacerdoti di Baal e la regina mi viene dietro, mi vuole far fuori. Non ha senso quello che faccio, cioè... facciamola finita, il mio stare qui non ha senso, cioè il mio essere qui è privo di qualsiasi senso.
è di fatto una crisi che non è mai finita, non è mai finita. Non possiamo dire che Elia ha vissuto momenti di grande gloria, è una crisi che l'ha attraversato. Così come la crisi di Paolo, caduto da cavallo, che a un certo punto, dice il Papa, si è dovuto allontanare dalle sicurezze che aveva, le certezze della religione ebraica. Davanti a quella luce folgorante, è un uomo che è entrato in crisi e che ha continuato a essere in crisi lungo tutta la sua esistenza. Le forme non lo inquadravano. Tra l'altro, vorrei segnalarvi un testo che mi ha fatto diventare Paolo un po' più simpatico, perché a un certo punto nelle lettere che di fatto non sono sue, ma sono della sua scuola, lo sentivo piuttosto rigido e in alcuni passaggi cioè come dire, incapace di darmi chiavi di lettura, soprattutto per vivere in luoghi di missione dove le sfide sono fortissime, dove le persone a posto, almeno nelle nostre cappelle la domenica che fanno la comunione, perché è gente a posto, tutta perfettina, sono sempre meno. E ho letto un libro molto interessante che si chiama Le eretiche, dove si raccontano le storie di alcune donne eretiche della storia della Chiesa, e in fondo si fa notare come siano le scuole paoline a irrigidire la scrittura, la morale paolina, perché Paolo, il Paolo degli inizi, è un Paolo molto accondiscendente, che non vuol dire che svende il Vangelo, attenzione, ma vuol dire il Paolo che al concilio di Gerusalemme dice: gente, dai, cioè, dobbiamo aprirci, che circoncisione, qua la vita è un'altra, andiamo avanti, questi sono è gente raggiunta dallo Spirito, rompiamo gli schemi, superiamo come dire, questa tentazione continua di incasellare le persone dentro il buono sbagliato, lui che ha fatto una vita da buono e a un certo punto ha capito che era tutta fuori. E richiamo qui il famoso passo di Marco 7. Per essere fedeli alla tradizione degli uomini avete dimenticato la legge di Dio. Un Paolo che è sempre in crisi con una chiesa che vuole sempre in qualche modo imbalsamare il messaggio e non accettare un cambio. Paolo a un certo punto pensava che la venuta del Signore fosse imminente, quindi aveva, come dire, aveva chiaro che c'era da fare questo superamento, che il centro era la grazia, che il centro era lui. Ma poi il grande uomo in crisi, sempre in crisi, è Gesù. Attenzione, non solo perché di continuo aveva bisogno, e nei Vangeli è continuo, cioè è molto diffuso, Gesù che si ritirava in luoghi deserti. Cioè, aveva bisogno di fermarsi per capire se quello che stava facendo corrispondeva alla sua vocazione autentica. Ma l'uomo, cioè, ma Gesù è stato colui che in qualche modo era sempre in crisi davanti alle novità che la sua vita, la sua missione gli chiedevano. In crisi davanti alla Sirofenicia, in crisi davanti al paralitico, vi ricordate quel brano Marco 4, mi pare, che appunto aprono il tetto, scoperchiano il tetto e dice: sarà figlio, i tuoi peccati sono perdonati, però resta lì sulla barella Ecco, e gli dicono, e Gesù dice: ma è per mostrarlo a voi che io ho il potere in nome di Dio di perdonare i peccati, allora alzati e cammina. Questa crisi continua di vedere la gente che non accoglie il messaggio, questa crisi davanti alla tomba di Lazzaro che piange, questo continuo spogliamento per arrivare all'immagine autentica di sé. Fino alla croce e al Getsemani, Padre, nelle tue mani offro il mio spirito. E guardate il passo, cioè dice bene,
tutta la storia della Chiesa è una storia di crisi, una storia anche dell'Antico Testamento, dei grandi uomini della Bibbia, è una storia di crisi. La Chiesa è un corpo permanentemente in crisi, proprio perché è vivo, ma non deve mai diventare un corpo in conflitto. Quindi Papa Francesco fa la differenza, tra crisi e conflitto. E guardate, in questo modo diffonderà timore. Diventerà più rigida, meno sinodale e imporrà una logica uniforme e uniformante, così lontana dalla ricchezza e pluralità che lo Spirito ha donato alla Chiesa. Cioè, in fondo la crisi, la leggo in positivo, la crisi rende la Chiesa più flessibile, più sinodale, capace di una pluriformità e una multiformità tipica delle comunità dell'Antico Testamento e del canone, quattro Vangeli per dire Gesù, e che è il segno dello Spirito. Quindi la crisi, dice Papa Francesco in quel famoso messaggio, fa molto bene alla Chiesa. E per questo conclude, difendendoci dalla crisi, noi ostacoliamo l'opera della grazia che vuole manifestarsi in noi e attraverso di noi. Quindi, in fondo, Papa Francesco ci invita a non smettere di essere in crisi, a non allontanare la crisi, ma abitarla totalmente per essere una Chiesa che sa operare in luoghi di crisi, chiesa ospedale da campo. Una Chiesa che sa essere sinodale, che proprio perché è in crisi ha bisogno degli altri, perché se io sono tutto a posto e perfetto, l'altro mi disturba. Una Chiesa in crisi ha bisogno degli altri. Una Chiesa che proprio perché soffre sa vivere la compassione dell'amore, si prende cura degli altri. Una Chiesa in crisi che quindi è attenta all'essenziale, perché quando sei in crisi te ne frega del... come dire, di curare le minuzie, vai al cuore e diventi come dire, sopravvivi tenendoti ancorato a quel salvagente che è l'essenziale. Una chiesa in crisi è una chiesa inquieta, proprio perché la crisi ti genera il desiderio di cambiare, quindi come scrive Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium al numero 49, è una chiesa inquieta che sa inquietarsi per le sofferenze degli altri e quindi una chiesa più fraterna. Una chiesa che per questa ragione ha una capacità di saper appunto vivere nella comunione con gli altri. E scriveva Monsignor Claverie, vescovo e martire dell'Algeria: io sono credente, credo che Dio c'è, ma attenzione, ma non pretendo di possederlo né tramite Gesù che me lo rivela, né tramite i dogmi della mia fede. Dio non si possiede, la verità non si possiede e io ho bisogno della verità degli altri. Ecco, questa Chiesa che proprio perché in crisi cerca, è mendicante, cercatrice, è cercatrice di qualcosa che è lo spirito che abita il mondo. E proprio per questo potremmo dire che la crisi abita. Apre, scusate, la possibilità di essere in sinodo. E guardate, in questo tempo di crisi Papa Francesco chiede alla Chiesa questa apertura sinodale, che è una cosa seria. Io ho sentito autori anche di un certo calibro dire che in sto sinodo non c'è tema. No, veramente c'è il tema ed è il tema dei temi, perché non conta niente parlare di giovani, di famiglia, di, non so, di evangelizzazione se non si chiariscono le modalità con le quali si sta facendo. Il sinodo sui processi, sulle relazioni,
sui modi che abbiamo di relazionarci, è un sinodo sul modo che abbiamo di comunicare e quindi il modo di essere. Come dire, le scienze umane ci mostrano che io posso dirvi vi amo, ma a voi arriva che non vi ho detto vi amo, vi arriva la mia espressione. E io posso dire tutto quello, contenuti bellissimi, ma se la forma del mio dire non è evangelica, capite che è un problema serio. Ecco, il sinodo che Papa Francesco ha chiesto di attivare, e non ha chiesto di fare un sinodo, ha chiesto di attivare ovunque processi sinodali. Proprio in questo momento di crisi, perché? Perché insieme impariamo dagli altri, insieme siamo spazio dell'azione dello spirito, insieme troviamo risposta alla crisi e insieme, per questa ragione, cresciamo nella creatività. E infine, insieme impariamo, a lasciare che le cose possano accadere. E vorrei, davanti a quest'ultima immagine, ho terminato, vorrei leggervi due passaggi sempre di Christian Bobin, che mi pare dicano come la forma contemplativa di una vita non sia solo la forma di una vita che cerca di pregare, che si sforza di pregare, ma che lascia accadere le cose. E vorrei leggervi due passaggi che mi sono piaciuti molto e che mi pare possano aiutarci davanti a questa immagine a farci delle domande per l'ora che segue. Le leggo con voi. Scrive Christian Bobin: vorrei saper pregare, vorrei saper chiedere aiuto, vorrei saper ringraziare, vorrei sapere attendere. Vorrei saper amare, vorrei saper piangere, vorrei sapere quello che non si può imparare, che non si può imparare, io non lo so. Io non so che sedermi e lasciare entrare Dio a fare il lavoro al mio posto. Dio, o più spesso, non si deve pretendere troppo, uno dei suoi intermediari, la pioggia, la neve, le risate dei bambini, Mozart. Secondo me è meraviglioso. A quest'uomo che cerca in fondo di voler risposte nella propria vita in questo tempo di crisi, a un certo punto dice: l'unica cosa alle volte che posso fare è sedermi e lasciare entrare Dio a fare il lavoro al mio posto. Dio, o più spesso, non si deve pretendere troppo, uno dei suoi intermediari, la pioggia, la neve, le risate dei bambini, la musica di Mozart. E poi continua: i momenti più luminosi della mia vita sono quelli in cui mi accontento di vedere il mondo apparire. Questi momenti sono fatti di solitudine e silenzio. E penso qui al tempo che voi dedicate al silenzio, alla preghiera, che alle volte non è poi tutta questa meraviglia, alle volte non è facile silenziarsi, cioè fare silenzio. E dice: questi momenti sono fatti di solitudine e silenzio. Sono sdraiato su un letto, seduto a una scrivania o cammino per strada. Quindi, come diremmo in comunità, una preghiera diffusa. Non penso più a ieri e domani non esiste. Non ho più legami con nessuno e nessuno mi è estraneo. Questa esperienza è semplice, non c'è da volerla, basta accoglierla quando arriva. E sentite che semplicità: un giorno ti sdrai, ti siedi o cammini e tutto ti viene incontro senza fatica. Non c'è più da scegliere, tutto quello che viene porta al segno dell'amore. Forse la solitudine e il silenzio non sono nemmeno indispensabili per gli istanti così puri. L'amore solo basterebbe. Ecco, io così ho pensato che queste cose possano, non so, possano, a me hanno aiutato e per questa ragione, se vi può aiutare, vorrei
Vorrei proporvi alcune domande per questa ora, ma vedete voi se le volete utilizzare o meno. A me ha aiutato sentire questa forza di Papa Francesco, sentire questi autori, un poeta, un teologo e un cercatore di Dio che si incontrano in modo così vivo. E allora davanti a queste provocazioni mi sono chiesto quali crisi, prima domanda, quali crisi io sto vivendo, con quali sentimenti e atteggiamenti la vivo. Sono arrabbiato, non la voglio, la caccio, la tengo lontana, la odio, la cullo perché mi fa comodo, la combatto con tutte le mie forze. E quindi quale crisi vivo, con quali sentimenti e atteggiamenti la lascio esistere in me? Terzo, cosa vorrebbe dire per me accoglierla con gentilezza, come un dono, come una ferita, che mi aiuta a vivere? In un romanzo, ho trovato, mentre si racconta dell'amore tra un ragazzo e una ragazza, lui a un certo punto erano due ragazzi adottati e venivano da un centro dove avevano subito un orfanotrofio, dove avevano subito maltrattamenti. E questo ragazzo vuole convincere la ragazza come dire, che ama follemente a non attaccarsi a lui perché lui dice: io non ti posso promettere un futuro buono perché io sono rotto dentro. E la ragazza a un certo punto dice: arrivo, eh? Ai ai ai. Dice: beh, non ti preoccupare, sono rotta anch'io, e vorrà dire che ci potremmo incastrare meglio. Vabbè, scusate, non era in conto. E cosa vorrebbe dire allora accogliere questa crisi con gentilezza? Cioè dire: vabbè, sono in crisi, sono rotto, però. Se sono rotto vorrà dire che c'è una parte di umanità con la quale mi posso incastrare meglio. E quarta domanda, allora, come potrei metterla a servizio? Papa Francesco dice: pregate perché io resti in crisi, allora cosa vorrebbe dire per noi metterla a Carissimi, ben servizio? ritrovati dopo la pausa. Riprendiamo il nostro percorso cercando di comprendere come questa crisi che abbiamo visto essere mondiale, ecclesiale e anche personale può essere utile al nostro cammino e anche servizievole per la nostra missione. Senza dubbio possiamo dire e riconoscere che la chiesa che abitiamo è una chiesa che fatica a vivere il cambiamento d'epoca che Papa Francesco sta delineando, di una struttura, la Christianitas, che funzionava e che ha iniziato a scricchiolare e dalla quale alle volte facciamo fatica in qualche senso a liberarci. Una crisi numerica e anche qualitativa. Quando dico qualitativa mi rifaccio alle ricerche di Franco Garelli, questo studioso dei processi religiosi, della dimensione religiosa, soprattutto europea e italiana nello specifico, che in un suo libro Il sentimento religioso in Italia, nell'Italia incerta di Dio del 2020, in fondo tratteggia. Lo aveva già fatto Armando Di Matteo, poi lui lo aveva richiamato in un libro intitolato I piccoli atei. Rivela una serie di crisi, dall'allontanamento delle donne quarantenni dalla Chiesa, la fatica dei giovani. Solo per dirvi, le ultime statistiche qui in Brasile sono che lo spostamento, come dire, la crescita delle chiese pentecostali,
avrebbe dovuto portare il superamento delle chiese pentecostali rispetto alla Chiesa cattolica nel 2030, invece in forza della pandemia, l'anno prossimo ci sarà il superamento. In maggio è uscita una statistica, così che ho riportato anche alla comunità perché alle volte abbiamo paura di cambiare. Ma non è che si cambia perché si vuole cambiare, si cambia perché ci vogliono, perché dobbiamo saper rispondere alle esigenze di oggi. Allora la statistica del mondo giovanile dice che a San Paolo e a Rio il 40% dei giovani 16-26 anni si dichiarano indifferenti alla religione e il 30%. No, 25% cattolici, 30% riformati o pentecostali, quindi siamo in netta minoranza. Cioè, possiamo dire: ah, ma no, dobbiamo fare lo Yeshua come l'abbiamo sempre fatto, dobbiamo fare il ritiro come l'abbiamo sempre fatto, guai a chi lo tocca. Il problema è che i giovani non, non vengono e soprattutto si dichiarano simpatizzanti di altre fedi, che va bene, però ci deve mettere in questione. Quindi crisi numerica, crisi di vocazioni, crisi qualitativa. Nella ricerca di Garelli si dice così un dato che a me spaventa molto. Giovani, attenzione, giovani in ricerca spirituale ritengono la Chiesa Cattolica Italiana non un interlocutore credibile. Lo ridico. Cioè un giovane, non di quelli che non gliene frega niente di Dio, ma che stanno dicendo: io voglio una ricerca spirituale, voglio andare a Santiago di Compostela, voglio andare a Tesè, cerco Dio. Bene, questi tali ritengono la Chiesa Cattolica un interlocutore non credibile. Cioè le nostre parrocchie, le nostre realtà non sono credibili agli occhi di questi giovani. E questo ci deve inquietare, a mio parere. Poi c'è la solita modalità pendolo, chi vuole difendere la fede che passa dall'attivismo, e qui in Brasile è fortissima questa polarizzazione tra la chiesa della liberazione, quindi la teologia della liberazione, e dall'altra parte il pentecostalismo, quindi come dire, il rinnovamento nello spirito, che può finire in un tradizionalismo enorme, come tante nuove comunità legate al rinnovamento stanno facendo, che portano a uno spiritualismo, per aiutare il quale Papa Francesco ha scritto la Gaudete ed Exultate, che a mio parere può essere un riferimento per una vita contemplativa alla luce dell'Evangelii Gaudium, perché supera i due poli e si colloca in una posizione evangelica. Tutto questo mi fa dire che c'è in fondo la crisi anche per chi vive l'esperienza della fede, della ricerca della fonte. Cioè abbiamo tutti diciamo di voler seguire il Vangelo, ma poi c'è il problema di vivere una giusta spiritualità. Quindi a quale fonte attingere? Anche perché, lo aveva detto Karl Rahner con coraggio, nel nuovo millennio il cristianesimo sarà un mistico, il cristiano, scusate, sarà un mistico o non sarà, cioè la forma contemplativa della vita cristiana sarà quella necessaria, lo dice anche quando nel nuovo millennio Neunte San Giovanni Paolo II invita alla contemplazione del volto di Cristo, fa riferimento a Rahner, dice: cioè, o saremo per vivere la Chiesa di oggi e nel mondo attuale, o saremo dei mistici barra contemplativi, o non ci sarà forma cristiana. Quindi ritengo che abbia ragione, e proprio per questo vorrei riprendere proprio a modo di flash, alcune luci che nella sua profezia sulla Chiesa il teologo Ratzinger nel 69 aveva
mostrato. Dice che appunto i santi sono quelli che vedono dove gli altri vedono più degli altri, quindi la forma contemplativa della vita cristiana è quella che sa vedere quello che dicevamo prima di Christian Bobin. Cioè vedi, ti stendi nel letto, ti siedi su un luogo, cammini e vedi l'invisibile, ti rendi conto di una presenza attraverso le sue mediazioni, dal pianto dei bambini, le grida, la gioia, la musica, l'amore, tutte queste, riesci a riconoscere il volto dell'essenziale. E, ecco, quindi diciamo così, i mistici, i contemplativi, la forma cristiana della vita è sono coloro che vedono quello che gli altri non vedono, e per questa ragione diventano testimoni credibili. Perché i giovani, diceva Garelli, non riconoscono nella Chiesa cattolica italiana un riferimento significativo? Perché vedono cristiani che corrono, cristiani arrabbiati, cristiani che dicono vanno a messa, poi sparano contro i migranti, cristiani battezzati che vivono tutto il contrario di tutto. E un giovane dice: ma perché devo perdere tempo, insomma? Sempre il teologo Ratzinger diceva che nella chiesa che verrà, le preghiere non saranno riti, ma incontro esistenziale con Gesù morto e risorto. Cioè non serviranno più le ritualità politiche, le messe perché bisogna inaugurare la nuova sede del municipio, la messa perché, e in fondo in questa pandemia abbiamo mostrato molta poca creatività. La Chiesa Cattolica sembrava offrire solo delle grandi messe online, e questo dice l'impoverimento di una dimensione mistica contemplativa anche del modo di relazionarsi con il Signore. Poi una chiesa che sarà sempre comunità piccola, povera e semplice, piccoli gruppi. Non so come stanno andando le realtà da voi, ma sì, dopo la pandemia non è vero che le cose tornano come prima, torniamo più impoveriti, meno, le chiese non si riempiono come prima, in fondo comunque siamo destinati a una minoranza. E anche qui è interessante, io sono partito da una chiesa che stava, quella italiana, stava riflettendo su queste cose, quindi così anche ripensare le strutture, pensare cosa sarà tra 20 anni, la costruisco o non la costruisco, perché noi anche le comunità in Italia ormai viviamo più il peso che l'opportunità delle strutture, e qui invece mi trovo in una chiesa che forse ancora sta roba non l'ha capita, e che alle volte costruisce, ordina, senza pensare ma tra 20 anni con i trend che ci sono come la mettiamo. Una chiesa con nuovi ministeri, ed ecco qui una chiesa quindi più spirituale. Attenzione, non vuole dire più spiritualista, ma vuole dire più spirituale, cioè più guidata dallo spirito. Voi in fondo siete testimoni di questo. Sarà una chiesa, dice Ratzinger, più spirituale, e questo sarà fatto con fatica. Attenzione, non è più facile. Una chiesa più spirituale, cioè una chiesa che si lascia guidare dal soffio dello spirito, è una chiesa che non è più semplicistica, è una chiesa, lo sa bene Papa Francesco che ci ha chiesto di fare sta riforma che non riusciamo a mettere in moto perché abbiamo paura di cambiare, una chiesa che sarà fatta con fatica. Il processo sarà infatti della cristallizzazione e della chiarificazione, la renderà povera, la farà diventare una chiesa di piccoli. Il processo sarà lungo e faticoso, perché dovranno essere eliminate la ristrettezza di veduta settaria. Attenzione, ma non dobbiamo, qui si è sempre fatto così, noi, il nostro carisma una volta,
come se, mamma mia, come se la ristrettezza di vedute settaria e la caparbietà pomposa si potrebbe predire che tutto questo richiederà tempo. È un po' nelle condivisioni che abbiamo fatto emerge questa cosa. E allora, davanti a questo, chiaro, bisogno di ritrovare la fonte, di una chiesa che ritrova la fonte dello spirito che nelle scritture è acqua viva. Sentite cosa dice ancora, Thomas Merton, questa volta parlando della contemplazione. E infatti come dire, il testo di riferimento è Semicontemplativi, nel quale dice: la contemplazione è l'esperienza più alta della vita spirituale, scusate, della vita intellettuale e spirituale dell'uomo. E quando parlo di contemplazione, seguendo i grandi maestri, non faccio solo riferimento alla vita contemplativa, ma alla dimensione mistica della vita spirituale, alla dimensione che, come dire, è di tutti i credenti. Poi c'è qualcuno che, come voi, è chiamato ad essere un segno particolare, ma non esclusivo. Proprio stamattina ho ricevuto un messaggio da un'amica cara della Papa Giovanni, che a casa famiglia, eccetera. È una sorella cara, un'amica speciale, mi diceva: Luca, io voglio, come dire, ho bisogno di, sogno di vedere Gesù. Ma parla di Gesù come un'innamorata. Lo sento meno da delle suore o da delle consacrate, una passione così per il Signore. Non è per fare le differenze, ma credo che anche la teologia degli stati di vita, vada ripensata alla luce di certe cose che succedono. Alle volte mi chiedo: paghiamo gente per stare tra i poveri in nome nostro e noi stiamo in ufficio? Mi dico: ma boh, sarà proprio così che dovrà funzionare? Perché, boh. Vedo delle contraddizioni incredibili che non mi lasciano in pace. Su questo punto sono in profonda crisi, ecco. Però alcune domande bisogna farsele, perché, ripeto, non è la contemplazione di pochi, ma è l'esperienza contemplativa della vita cristiana. Allora riprendo: la contemplazione è l'espressione più alta della vita intellettuale e spirituale dell'uomo. È quella vita stessa, pienamente cosciente, pienamente attiva, pienamente consapevole di essere vita. Guardate che qui è una dimensione profondamente umana e ritengo che una delle vostre caratteristiche, mi permetto, di darvi, come dire, di pensare con voi anche alla luce del vostro cammino d'identità, potrebbe essere quello di aiutare la comunità a essere sempre più profondamente in comunione con la dimensione spirituale ampia dell'uomo, che non è quella delle forme, ma è quella dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, è quella dell'apertura, direbbe Vannucci, questo grande mistico italiano del Novecento, dei pellegrini dell'assoluto, che non si rinchiudono nelle forme, ma accettano l'ampia e traboccante dimensione dello spirito. E continuo. È chiaro intendimento che la vita e l'essere in noi derivano da una fonte invisibile. Ecco qua. Stiamo arrivando alla vita spirituale, fonte, vita nello spirito, alla fonte invisibile, trascendente e infinitamente ricca. Conclude: la contemplazione è soprattutto consapevolezza della realtà di questa fonte, che in fondo è sapere che questa fonte c'è e che ha a che fare con la mia vita, con la vita di tutti. Ed è la fonte dell'eterna giovinezza. Ed è attraverso questa fonte che la Chiesa, la comunità, ciascuno di noi resta giovane.
resta capace di, come dire, di mettersi in comunione con gli altri, una vita contemplativa che non fugge dal mondo, ma che accetta di bere alle crisi del mondo per vedere che in queste crisi c'è la fonte e quindi testimoniarla a tutti. E proprio per questo arriviamo a uno dei due brani che vorrei lasciarvi come meditazione. Ezechiele 47, siamo appunto nel libro del profeta Ezechiele, due pennellate prima della lettura. Ezechiele è un profeta sacerdote che vive nel tempo dell'esilio, viene deportato a Babilonia con il popolo. Il popolo sperava che la situazione tornasse come prima, sognava, come dire, il ritorno a come era prima. E invece il profeta sa che il sistema religioso e sociale sta agonizzando e vede Dio che si ritira dal tempio, Ezechiele 11, 22, 24. Gerusalemme e il tempio saranno distrutti. Tutto rinasce attraverso le ossa aride, quindi è una nuova, non è un come abbiamo detto in assemblea, non è un vino vecchio in otri vecchi, ma è un vino nuovo in otri nuovi. E guardate, mi pare di capire sempre di più, abbiamo riletto la parabola nella festa della Trinità con la comunità e ci siamo ricordati che il vino nuovo comunque è nuovo. E comunque gli otri vecchi li spacca. Quindi noi possiamo continuare a metterli, ma è disposto a, come dire, a restare nuovo e a stare per terra. Ma non si fa ingabbiare. Il vino nuovo è più forte degli otri. E o ci sono otri che lo contengono, va in altri otri, fossero anche i pavimenti. Non è disposto a perdere l'effervescenza della novità. E quindi il profeta aiuta il popolo a riconoscere che c'è una novità nell'esilio, ma che non è la ricostruzione del tempio così com'era. Tra l'altro, se non sbaglio, Paolo mi corregge, è un tempio che questa volta è stato ricostruito anche con gli aiuti di Ciro, che era come dire, era uno straniero invasore. Dico bene, Paolo? Quindi, come dire, è l'esatto contrario della purezza cultuale, cioè io mi faccio costruire il tempio in modo nuovo e lo faccio costruire con gli aiuti, certo, del popolo, ma con grandi finanziamenti di un invasore straniero è la, come dire, ai cultori della purezza assoluta, potremmo dire state sereni, insomma, cioè, sì, ecco. E quindi Ezechiele aiuta il popolo a abitare la follia della crisi, perché non c'è crisi così grande come l'esilio, la distruzione di Gerusalemme, la distruzione del tempio e la crisi massima del popolo, ma lui vede tra l'altro Dio che se ne va, lascia, la nube lascia il tempio, quindi potrebbe essere una crisi per dire non c'è più niente da fare. Ezechiele è chiamato a rinnovare la fiducia in questo tempo di crisi e lo fa così. Ezechiele 47:1-12. Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva l'acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente, verso Dio. Anche lì è stato un tempio rivolto a oriente. Quell'acqua scendeva, cioè la dimensione della spiritualità, il sole.
Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale, mi fece girare verso all'esterno fino alla porta esterna che guarda oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con la cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, mi fece attraversare quell'acqua, mi giunse ai fianchi, eccetera, eccetera. Ne misurò altri 1000, era un fiume che non poteva attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non potersi passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume. Voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: «Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sboccate in mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva al fiume, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono risanano, e là dove giunge il torrente, tutto rivivrà». Ecco, dove arrivano le acque, tutto rivive. Però, versetto 11, le sue paludi, le sue lagune non saranno risanate, cioè dove c'è acqua che non attinge alla sorgente, forme di vita cristiana che non attingono alla sorgente sono destinate, come abbiamo detto, a essere abbandonate al sale, se il sale perde il sapore, eh? E invece dice, versetto 12, lungo il fiume, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgeranno dal santuario, i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Ecco, il tempio è il tempio nuovo, non è quello di prima, è un tempio costruito con l'aiuto di un dominatore straniero, eppure da quel tempio, come dire, di questa chiesa che supera l'opzione benedetto e si mette in mezzo alla gente, è questa chiesa del Papa che in qualche modo bacia le mani dell'indio canadese, capite? È assurdo. Cioè il Papa che invece di andare con la sua... Vi ricordate, non è per dire contro, ma Papa Benedetto quando uscì quella volta che sembrava Babbo Natale con quella cosa rossa, con il... E troviamo sto Papa che si mette... Non è... Gli voglio tanto bene a Papa Benedetto, ma aveva dato in quel momento un'immagine di chiesa un po' retro, come dire, dove stiamo andando. E Papa Francesco che si mette il segno dell'appartenenza indiana, insomma. E ecco, questa chiesa, di questa presenza di Dio che lascia le strutture solite per abitare strutture nuove, realtà nuove, meticce, se vogliamo, è la chiesa dell'Evangeli Gaudium, dove però, chiesa ospedale da campo, chiesa che cura, i frutti non cesseranno, ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgeranno dal santuario, i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Ecco, c'è bisogno di una fonte, c'è bisogno di una fonte alla quale bere, e questa fonte è Dio, la sua presenza, che abitano in realtà nuove, fonti che hanno bisogno di nuovi cercatori, nuovi sperimentatori. E io credo che nella comunità voi abbiate questo grande compito. Diceva San Domenico,
Guzman, come dire, che no, cioè la vita contemplativa è una continua sperimentazione, ed era per questo che le fonti raccontano che San Domenico cambiava spessissimo posizione del corpo, modalità, perché era un cercatore, c'era bisogno di superare delle forme, e i grandi uomini di spirito, i grandi contemplativi sono persone molto libere. Mi raccontava Maria Teresa, la grande amica di Annalena Tonelli, nell'intervista che ho fatto per scrivere quel librettino, di come in fondo a un certo punto del loro cammino spirituale fossero state a visitare l'India e avessero danzato con la musica indù. Avevano in alcuni casi pratiche anche della meditazione buddista, Maria Rosa l'ha conosciuta, seppure grandemente radicata nella tradizione cattolica o cristiana, anche pensando alle sue frequentazioni a Campello, ecco, era una donna di grande spirito, e a Campello, sorella Maria, i vespri della sera comprendevano anche l'ascolto della musica di Bach, le lettere che si leggevano in forma contemplativa le lettere degli amici. Ecco, quindi i grandi uomini, donne di spirito sono dei grandi sperimentatori, gente che in fondo sta un po' fuori, volutamente fuori le righe. Noi qui a San Paolo abbiamo con Daniela l'esperienza interessante di Musica di Luce, che in fondo è il tentativo che Daniela ha trovato di mettere a servizio la sua, come dire, l'appartenenza alla vostra fraternità, in una forma che diventa anche servizievole, che diventa servizio per gli altri, per aiutarli a pregare. Ecco, solo per dire che nel nuovo tempio, cioè che la fonte abita il nuovo tempio, questo tempio speciale che è ricostruito in forma nuova. E poi l'eterna fonte. Nel dialogo di Gesù con la Samaritana, che vi invito poi a leggere per intero, io ne prenderò solo alcune parti, Gesù promette che questi uomini e donne diventeranno sorgenti. Non c'è contemplazione che non diventi missione, e qui credo che, appunto, io parlo di quello che vedo. Ho sempre incontrato in voi uomini e donne di grande passione per la preghiera, ma anche passione per l'umanità. Cioè, la famosa lavanderia di Villa Regia, abitata da Maria Rosa, era un luogo di grandi confessioni, era un luogo missionario, così come vedo, abitando con Daniela, che la sua preghiera è tutt'altro che evasiva della realtà. Dobbiamo ringraziare Daniela nella nostra comunità perché è una testimone sempre sorridente del Vangelo, che non si risparmia mai nell'andare a incontrare le persone. Cioè, come dire, in fondo non esiste contemplazione che non diventi missionaria, perché appunto cioè il cristianesimo è una forma contemplativa della vita, una forma mistica, e il cristianesimo, ci ricorda Papa Francesco, non c'è più la dimensione discepolare e poi quella missionaria, ma è un tutt'uno. Quindi l'incontro con Cristo, per forza, l'incontro con il Signore Gesù ci porta su quelle sorgenti. Ecco, leggo questa parte. Disse alla donna Gesù, disse la donna: Signore, tu non hai un mezzo per attingere, e il pozzo è profondo. La sorgente è in basso, è nel fondo delle crisi, non è, come dire, non è una sorgente a cielo aperto, è
C'è bisogno di un pozzo e quel pozzo sono le nostre crisi. Tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Assetati che diventano fonti, feriti che diventano guaritori, gente che vive la crisi, che aiuta gente a superare la crisi. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere l'acqua. Le disse, va a chiamare tuo marito e poi torna qui. Rispose la donna, non ho marito. Gesù disse, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, voi dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Dice, Gesù le dice, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate, ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché il Padre cerca tali adoratori. Il nuovo Tempio non è più in Gerusalemme, non è neppure nel monte della Samaria, ma è il Tempio dello Spirito, è il Tempio da dove esce la fonte dell'acqua viva. E la cosa interessante è che Gesù chiede a questa donna di andare a cercare suo marito. Leggo la parte, va a chiamare tuo marito e poi torna qui. Rispose la donna, non ho marito. Le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Attenzione, fratelli e sorelle, perché noi leggiamo con questa modalità barbara e misogena di leggere la Bibbia, vediamo prostitute ovunque. Nell'antichità le donne non avevano diritto di lasciare marito. Questa donna non era una facilona, era una donna abbandonata di continuo. Era una donna che aveva la ferita profonda di non andare bene a nessuno. Era una donna profondamente abbandonata, una donna che tutti rifiutavano. Tutti la provavano e la lasciavano. Allora, quando Gesù le dice vai a chiamare tuo marito, la vuole aiutare a bere all'acqua della crisi e riconoscere che lì dentro lei può far finta, ma se ci va dentro può riconoscere che dentro quella ferita di amore potrebbe trovare quell'acqua che cura, e l'acqua che cura è la profezia di Isaia 62, nella quale si dice: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata. Nella tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te, la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, bere alla crisi. Bere all'acqua pura della crisi significa riconoscersi, e torniamo indietro, Christian Bobin, Thomas Merton, ad è riconoscere che c'è qualcuno dentro quel pozzo profondo. C'è il Salmo che dice, se salgo in cielo là tu sei, se scendo agli inferi eccoti. È riconoscere
in qualche modo Dio abita le nostre crisi e non ci lascia soli. Semplicemente si tratta di ritrovare il fondo. La crisi bisogna viverla fino in fondo, perché lì c'è la sorgente della vita. E concludo ancora una volta con un brano di Christian Bobin che mi pare aiuti così a vedere come c'è una spiritualità che trascende la dimensione religiosa o canonica, ma è quella dell'umanità. Christian Bobin scrive così: non vogliamo essere amati. Volere è di troppo in questa frase. Noi sogniamo di essere amati. Questa parola è più giusta, sognare. Noi sogniamo sinceramente, ingenuamente di essere amati. È quello che crediamo, è quello che sogniamo, ingenuamente, innocentemente. Ma ci sbagliamo sulla nostra credenza e sul nostro sogno. Quello che, attenzione, quello che sogniamo in verità è di essere preferiti. Non ci basta essere amati. Anche perché di gente che ci promette che ci ama è pieno il mondo, ma poi sperimentiamo una solitudine dannata quando abbiamo bisogno. Amati sì, ma un po' più degli altri, preferiti. Un bambino di 2 anni lo riconoscerebbe senza difficoltà. E che cosa abbiamo noi più di un bambino di 2 anni? Noi confondiamo l'amore e la preferenza, l'amore e la perfezione, l'amore e il riposo. Per ridurre questa confusione, scrive Bobin, dovremmo mettere il nostro pensiero sotto la doccia della morte, abbracciare in coloro che amiamo ciò che di loro sopravviverà alla loro morte. Guardate che bello, il loro nome puro è il vestito nuovo, il loro cuore sfatto, la loro vita essenzialmente altra rispetto alla nostra, estranea alla nostra, indipendente dalla nostra. L'amore come la morte semplifica. Il vero nome dell'amore è la semplicità, l'essenziale, la fonte. L'amore come la morte fa cadere le piccole particolarità a cui fa cadere le piccole particolarità a cui ciascuno di noi tiene così tanto e che rimprovera agli altri. Da quando sei scomparsa, tutti i morti appartengono alla mia famiglia. Tutti morti e anche tutti vivi. Ce ne sono alcuni che preferisco dei vivi e dei morti, ma qualcosa in me si invola più lontano di questa preferenza verso un amore grezzo, semplice. Riconosco l'amore in questa sensazione di essere davanti a lui semplificato. Anche solo per qualche istante semplificato. Ecco, mi pare che così questo percorso che ci ha portato a riconoscere di essere persone che possono sfruttare la crisi e possono bere alla fonte, possono bere facendo scendere come dire, il cestello del pozzo sempre più in basso, ci aiuta a riconoscere che il Signore è con noi, che il Signore anche nella crisi, del mondo, nella crisi della Chiesa, nella crisi della comunità, nella crisi, universale, cosmica che viviamo, il Signore è con noi, continua a parlarci, a sussurrarci la sua presenza e che se saremo così, insieme potremo trovare le forme nuove del Tempio Nuovo che hanno quell'acqua che fa bene all'umanità, che la sana, che la cura, che le dà consolazione. E vorrei concludere con questa parola di Gesù, Giovanni 7, 37-38. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi, è nel mezzo della crisi Gesù, è accusato, cioè è accusato, in fondo corre il pericolo di essere ucciso, ma lui va nel tempio
si alza in piedi e grida. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: chi ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco, in fondo tutti noi, tutti voi, poveri, in ricerca, in crisi, tutti noi siamo chiamati a diventare sorgenti, a diventare fonti per chi ne ha bisogno. E vi vorrei fare una proposta un po' particolare, perché credo che la forma contemplativa della nostra vita, come ripeto, non può essere altra rispetto alla ricerca del mondo, e ho da poco assistito a questa è una serie della Netflix sul il problema del cibo, l'ecologia, eccetera. Nella seconda annualità c'è questo questo si chiama Rotten, la serie è molto interessante tutta, ma c'è un episodio sull'acqua. Vi inviterei a guardarlo come ispirazione per la preghiera, per il senso di ingiustizia, per il senso di, come dire, per collegare la vita nello spirito alla vita anche della nostra gente che soffre, che vive appunto in questa economia, in questa assurdo meccanismo, perché una vita contemplativa non può che essere anche una vita che ispira a cambiamenti politici, sociali, culturali. Quindi così vi invito se vi va a vederla. Ecco, io avrei finito, spero che il percorso vi abbia aiutato. A me ha fatto tanto bene prepararlo e vi ringrazio per questa possibilità. Grazie.